guarda, te lo dico nel modo più... No! Meno male. Avete detto di non tirare le away. Avete detto. E se vi dicessi che non mi ricordo quali sono le away di Cocuitos e compagnia, soprattutto se le ha? Quindi proviamo. Tira robe. Non le ha. Comunque i danni che fa non esistono, cioè anche con tanti debuff non ci sono danni praticamente. A livello di difficoltà, intesa proprio come danni che fa, ti shotta o meno, cioè non, zero totale proprio, cioè. Sì, sì, l'ho visto i capi singoli, ragazzi, l'ho visto. Allora. Oh, poi andiamo così. Vado a stendermi sul letto, buonanotte. Buonanotte a te, Zad. Sono le 3 di pomeriggio, buonanotte. Nemmeno mi nonna, cioè. Allucinante comunque. Ma dove era finito l'audio, ragazzi? Avete visto? È sparito l'audio. No, cocchi, Utos, non morire, mi raccomando. Merda, questo ha fatto males, però. Ma noi, ragazzi, vai, che ci importa a noi, vieni, vieni, vieni. Muori bene, far cleans. Ok, sì, ma quante skill? Però comunque qua bisogna iniziare a tirare un po' di AoE, perché se no i danni sono zero, praticamente. Rischiamo soltanto AoE di Gelda. Cioè. No, no, mi ammazzare, Cocuitos, por favores. E noi, ragazzi, tireremo questa 3 stelle e queste 2 skill, e anzi, ancora meglio, 3 stelle. 2 stelle e ammazziamo quest'altro. Per me ce la famo. Vado lì, ragazzi. Mamma mia, è un mostro. Che mostro. Tutto programmato. Sono tornato con un gelato. Beato che voglio anche io un gelato, pazzo. No, comunque non hanno l'audio sti robe, perché? Che trigger, cazzo, non hanno l'audio. Orribile, non si può sentire, cazzo, senza audio, terrificante. Veramente brutto, 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 brutto. Senza ulti. Pensavo di non averne più a casa, ma sono riapparsi. Ah, proprio nel congelatore sono riapparsi da soli, praticamente. Interessante. Dai che ci muore Cocuitos adesso che non possiamo tirare le ulti di merda. Dai, dai. Stiamo avendo una fortuna incredibile con le skill, ragazzi, che voi non avete idea. Una di quelle fortune veramente sfacciate. Che palle. Ma l'avessi abbiamo per forza dopo, non si può sentire senza audio, grazie Leo. No, non si può sentire senza audio, non era inteso che non si può sentire, cioè, nel senso che è brutto che sia senza audio l'animazione, non intendo che non c'è l'audio e quindi non si può sentire, quindi cazzo al cazzo che non si sente. Non era quello. Era una cosa diversa. Comunque, non si può sentire perché dà noia che abbia l'animazione senza audio. Comunque, raga, io veramente qua... Qua tirerei la 3 stelle, però sono convinto che è un casino. Il problema è che veramente, ma che cazzo tiri? Cioè, ho Fawzi? Cioè, ho Fawzi, cioè. Direi Virgauge, temporeggia ancora, attacchi con Cocuitos. Due DPS, ha fatto più di Cocuitos. Pescasse delle carte, un'altra way. Ma tanto è brutto, non si può sentire. Cioè, si. Vabbè. Sì, lo so, Dragon.
Oh, finalmente attacca Gelda. Assurdo che attacca Gelda. Però qua, raga, ora devo tirarla, cioè, sennò veramente non... forse andrà giù, chi lo sa, vediamo. Forse cazzo ecco chiuso anche. Sì, va giù. Godo. Era l'unica, raga, cioè, se non tiravo quella si faceva un cazzo, Riguardiamoci bene l'animazione. Bello sto tornado poi. Madonna, ma è stupenda, è stupenda. Boh, vabbè. Vabbè. E qui come funziona? Cioè, devo bombardare semplicemente lei? Come funziona? Ulti Gelda che vinci. Ma in realtà non devo ultare, c'è la missione, no? Ma poi si vince con la UE, cioè. Boh, cioè è finita così. Vabbè, la seconda fase, ragazzi, è di una... La seconda fase è di una velocità allarmante, proprio, cioè. Aishiteta sayonara nante. Ma se provassi a targettare subito lei. Raga, proviamo. Tanto tentare non nuoce, no? Vediamo. Secondo me non è sbagliato. Però è anche vero che secondo me se gli levi quello di destra, forse a quanto ho capito, gli fai molti più danni. Anche perché ora si rifila di 60.000, che è praticamente quasi tutto. E anzi, no, si buffa l'attacco se attacchi lei. Zeldis Melesta rossa in challenge. Io non mi ricordo come posso dire. Zero. Zero totale. Zero totale. Vabbè, allora, di Gaugi possiamo tenerlo, non è un problema. Secondo me non è sbagliato 0.25, ma sicuro, palesemente perderò. Però la 3 stelle tornando su di lei potrebbe già fare un po' di danni. Cheat. Fa una sega, maremma di Dio. Ma poi si busta sempre più. Sì, sì, prossimo turno. Buono. Prossimo turno ci dobbiamo muovere tutto. Beh, quello skill up 2 stelle, ragazzi, può essere la salvezza, tipo. Quello skill up 2 stelle. Il boss di 2 mesi fa. E non mi ricordo, brother. Non me lo ricordo. Ho il ricordo del boss, ma non mi ricordo quello di 2 mesi fa. Cioè, quello di... mi conviene però per forza fare così. La UE 3 stelle ce l'abbiamo. Però anche lì dobbiamo tirarla, cioè, per fare danni veramente importanti. Togliamo il gauge e gli tiriamo la 3 stelle di Kokyuto. Se lei non si ricorda di niente, è vero. Vedi, già Kokyuto si inizia a fargli dei bei dannetti. Quindi si leva il gauge. Per me non è obbligatorio buttare giù quelli laterali, sai. Forse per le missioni. Forse per le missioni, quello ci sta. Però per quanto riguarda la logica del boss, per cleararlo e basta, anche puramente per il farming, per me non serve. Buono che ci ha levato la ulti, riciclo di carte, godo. Adesso possiamo fare uno scrap 2 stelle, tirare un... mamma mia, la 3 stelle di quella la disintegra. A posto, abbiamo vinto questa fase. Basta, adesso parlo io, incredibile, le stesse frasi tutti i giorni, incredibile. Però il resto ce le danno i bustati, eh. O l'ammazziamo o siamo morti. Sì, l'ammazziamo con Kokyutos. Non mi rompere il cazzo, vero? Bravo Kokyutos. Ah, ho voglia di giocarmi un MMO. Tanta voglia, Imsai. Comunque no, abbiamo testato che non è indispensabile buttare giù quelli laterali. Sicuramente per una questione di missioni, però lato farming. Potete tranquillamente ignorare la cosa. Senza alcun problema. E noi infatti, ragazzi, faremo questo. Cioè, attaccheremo con Gelda full. Vediamo un po' se facciamo danni di prima. Non penso che lo buttiamo giù con questa, infatti. Se la butto giù con Terrido. No, zi. Vabbè, la butto giù con Kyutos, ragazzi. Vabbè. Ma sicuramente non è il modo giusto nemmeno di fare questa fase. Però vediamo un po' i punti. Se uno giocasse a challenge in questo modo, quanti punti otterrebbe?
con le tre missioni rispettate. 16.000, che è quello che ha fatto già mod, praticamente top 18, quant'era, non mi ricordo.